Un uomo che, al di là delle vicende familiari, ebbe una vita complessa anche sul profilo politico. Uno che da giovane fu, se non un rivoluzionario, certamente uno molto vicino a quel sentire. Basti pensare al suo legame con Andrea Costa e al primo socialismo degli anni 70-80 dell'Ottocento. Alle simpatie per l'anarchico Passannante, attentatore del re. Come conciliare l'immagine del ragazzo che a 16 anni dice all'insegnante «Io, signor professore, la penso come Giacomo Leopardi», con quel che voleva dire allora in un collegio e che poi diventa il cantore del nascente nazionalismo italiano? La grande proletaria si è mossa. Prima, ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre Alpi e mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar carbone, a scentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edifici, ad animare officine, a raccogliere sale e a scalpellar pietre. Oh Tripoli, oh Beronike, oh Leptismania, non hanno diritto di porre nomi quelli che hanno disertato o distrutto la casa. Voi rivedete, dopo tanti secoli, i coloni dorici e le legioni romane. Guardate in alto, vi sono anche le aquile. Il famoso discorso di Barga per la guerra di Libia, la grande proletaria si è mossa, no? Parte proprio da un'idea dell'Italia contadina, no? Come la nazione povera che rompe, ecco, è un socialismo delle nazioni da questo punto di vista, no? Che rompe il dominio imperialistico, no? E afferma il proprio diritto all'impero, insomma al lavoro fuori del paese, no? È un socialismo nazionale, sappiamo bene come nel Novecento l'unione dei due termini, nazionalsocialismo, abbia dato frutti sinistri. E ora questa è una parabola che ha toccato tanti, in maniera diversa, tanti personaggi, tanti intellettuali, che ha dato luogo poi negli anni successivi ad un consenso molto vasto al fascismo, no? E Pascoli è un po' servito anche lui come modello di questo consenso per il fascismo.